Non è difficile prevedere per questo mio racconto dei giudizi interessati, ambigui, scandalizzati. Ebbene, io voglio qui dichiarare che comunque si prenda la ricotta, la storia della passione che indirettamente la ricotta rievoca è per me la più grande che sia mai accaduta e i testi che la raccontano i più sublimi che siano mai stati scritti. La casa mi ha svegliato il monnezzaro. Allora oggi non magni? Non magno? Sì. Chi è te stretto il cestino così, me ne magno pure quello. Che hai detto? Aio! A proposito dei cestini, oggi che qua pure mi voglio tutti i ragazzini a mangiare. Dimmi un po' quale sante mi dà aiuta. Hai voglia a pregare? Tra santi e sante? Tiè, guarda un po' là, mi sembra il museo. Perché? Che c'ha di questi santi te? Perché s'ingaggio. A rubare il pranzo del cane da Dio. E in cani, ma se fa certe magnate. Caviale, filetta ai feri, eh? Ah, santi, ma se ne mangiamo tutto nell'ultima cena? Guardate, qua c'è un po' morto di fame. Allora non c'è proprio niente per me. Ma se ne mangiamo proprio tutto. Cazzitta che te scomunico, sa. La corona. La corona! 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 A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco! No, non quello! Siete peggio di quelli che giocavano i dadi ai piedi della croce, voi! Pubblicani, blasfemi, il disco, scarlatti! Motore! 2050 prima! Azione! Coraggio, suggeritore, suggerisca! L'alma decita, figlio! Della sparita, figlio della sparita, figlio attossecato, figlio bianco e vermiglio, figlio senza simile. Ma no, Valentina, basta con quel birignao, non siamo mica la commedia francese. Azione! Figlio l'alma decita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossecato, figlio via il negro! Bianco e vermiglio, figlio senza simili. Sonia, ricordati che sei ai piedi di Cristo, non pensare al tuo cagnolino. Motore. 2050 terza. Azione. Genitore, forza. Figlio l'alma discita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossecato, figlio bianco e vermiglio, figlio... Maledetti, adesso ci tocca ricominciare tutto da capo! Sonia, per favore, esci di campo che ricominciamo tutto, voilà. Motore. 2050, guarda. Azione. Amorosi, la smetta di scaccolarsi, prenda la sua posizione. Figlio, l'alma discita, figlio.
figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossicato, figlio bianco e vermiglio. La zuppa l'è cotta, la zuppa l'è cotta, vieni a mangiare. Oh! Oh, l'ha rimediato il cestino, Giumà. Ecco il cestino. Mangiate. A Giumà, e te? Io? Io mi avevo un saccoccia. Che ce lo fa? Buon appetito. Grazie, Giumà. Ci vediamo stasera. C'ho da fa? Vado a rimediare una comparsata, ma. Ma c'ho da fa pure io. Della Cina a far colazione in terra piana, voglio mangiarmi la vaccina e una pecora con tutta la lana. Infame, dammi il cestino mio! Oh, dacci tua! A male il pranzo mio l'ho detto, io lo strozzo, sa! La tua infame figlia della mignotta! Infame! Infame!
bello quello che hai fatto, eh? Perché se il canale a mille gallia ti credi di essere meglio di me. Dica, dica. Permette? Vorrei da lei una piccola intervista. Ma non più di quattro domande. Ah, grazie. La prima domanda sarebbe: che cosa vuole esprimere con questa sua nuova opera? Il mio intimo, profondo, arcaico cattolicesimo. Arcaico cattolicesimo. E che cosa ne pensa della società italiana? Popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d'Europa. Ah, e che ne pensa della morte? Come marxista è un fatto che non prendo in considerazione. Quarta ed ultima domanda. Qual è la sua opinione sul nostro grande regista Federico Fellini? Egli danza. Egli danza. Ah, grazie, complimenti, arrivederla. Ehi! Io sono una forza del passato. È una poesia. Nella prima parte il poeta ha descritto certi ruderi antichi di cui nessuno più capisce stile e storia. E certe orrende costruzioni moderne che invece tutti capiscono. Poi attacca appunto così. Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli Appennini e sulle Prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'Appia come un cane senza padrone, o guardo i crepuscoli le mattine su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, come i primi atti del dopostoria, cui io assisto per privilegio d'anagrafe, dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta, e io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più. Ha capito qualcosa? Beh, ho capito molto. Giro per la Tuscolana. Scriva, scriva quello che le dico. Lei non ha capito niente perché è un uomo medio, è così? Beh, sì. Ma lei non sa cos'è un uomo medio? È un mostro, un pericoloso delinquente, conformista, colonialista, razzista, schiavista, qualunquista. È malato di cuore lei? No, no, facendo le corna. Peccato, perché se mi crepava qui davanti sarebbe stato un buon elemento per il lancio del film. Tanto lei non esiste. Il capitale non considera esistente la manodopera se non quando serve la produzione. E il produttore del mio film è anche il padrone del suo giornale. Addio.
Come mai raccogliete fiori? Siamo niente da fare. C'hanno niente da fare. E voi che state aspettando? Ma che vuoi? Cavoli nostri. Cavoli loro. Ah, che bel cagnetto. Che razza è, dica? Che razza è? Mi pare un volpino. Una meraviglia, ammazzalo. Come si chiama? Si chiama Infame. Quante caruccio gli manca solo la parola. Me lo mangerei, mm? Ti piace? Ma proprio tanto. Va fa l'affare. Come un affare? Te lo vendo. Ho pochi soldi con me, però posso farti un assegno. Mille lire che so. Dammi sta mille lire a tutto il mondo è paro. Mille lire. Eccole, tieni. Devi fare un piacere, ci devi fare uno striptease. Ma che sei matto? Ce lo devi fare davanti a lui. Non è. Namo, ma che ci rimetti? No. Ti pagava la posa e ti dico di sì. Tutto no. Attacca, Rondò. Sonne c'è una musica araba. Andiamo, spoglia, te ne fa lunga. No. Spoglia la maledetta. No. E dai. Silenzio! Silenzio!
portare sulle croci. Portate sulle croci! Portate sulle croci! Portate sulle croci! Brigatevi con quelle croci! Battete la fiacca stamattina, La frusta vi ci vorrebbe! Di corsa! Su, di corsa! Mettere il disco, per favore! Darling, o giri me o me la batto, mi pare giusto. Già, è vero, mi ero dimenticato. Fare l'altra scena. 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 Lasciateli inchiodati. Lasciateli inchiodati! Lasciateli inchiodati! Ah, un fallo piano, ciao! C'ho fame, c'ho fame! Mannaggia, mo bestemmio! Sì, provaci, un po' di un sacco di botti! Bel Cristo che sei! Mo secondo me non ci avrebbe ragione a protestare! Fa, ma guarda che dopo non te ci porto mica nel regno dei cieli. Starebbe tanto bene il regno della terra, io. Eppure oggi comanda il partito tuo. Sì, perché il tuo sarebbe meglio. Ammazza, ammazza tutta una razza. E con questo io non te capisco. Mori sempre di fame e sei dalla parte dei signori che te fanno morire di fame. C'è chi nasce con una vocazione e chi con un'altra. Io sono nato con la vocazione di morirmi di fame. A posto, non c'è tempo da perdere, andiamo! Via la sarta, via, si sbrighi, avanti! Il disco, mettete il disco! No, 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 non quello, giocatori di dadi! Look, non quello! Immobili, immobili, mi raccomando! Il regista vuole che stiate immobili! Dottore. 442 prima. Azione. Maria, Maria! Non così, non così, lo ripeta, più rapita, più pia. Maria, Maria! No, le ho detto che deve restare ferma, non agiti quei bicipiti. Ferma, ferma! Lei è la figura di una palla d'altare, ha capito? Ferma! Maria,
Maria! Stop! Che peccato! Che peccato! Che peccato! Che peccato! Che peccato! Che peccato! Vi pago l'ombrello sulla testa, anche cadere adesso! Non avete proprio nessun rispetto! Blasfemi! Sì, signora, sì. Ricominciamo da capo, su. Motore. Implorante, mi raccomando, è immobile. 442 seconda. Azione. Maria, Maria. Ah, il sole. Arrivederci, Febbo. Schiodateli. Schiodateli! Schiodateli! Giuliana, cara, disagio, non ti conosco.
Stracci. Ehi Stracci, allora la ricordi la battuta? Non fare il pazzo, c'è tutta la stampa romana qui davanti. C'è il produttore, ti rendi conto? Uomini politici, attori, attrici, la stampa specializzata. Avanti, vediamo, fammela un po' sentire questa battuta. Quando sarà nel regno dei cieli, ricordami al padre tuo. Avanti, ripetila ancora. Forza, forza, che cosa aspetti, beh? Quando sarà nel regno dei cieli, ricordami al padre tuo. Sì, a Roma capita, ma qui una cosa veramente gentile. Silenzio! Silenzio! Ci gira! Silenzio! 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 Motore. 2150esima prima. Azione. Azione! Su, Stracci, quando sarai nel regno dei cieli, forza, dai! Azione! Azione! Che ha fatto? È morto. Povero Stracci. Crepare. Non aveva altro modo per ricordarci che anche lui era vivo.